E pura vita ragazzi, benvenuti nuovamente su un altro video di Baldur's Gate, dove oggi invece di continuare con la storia vi faccio vedere qualche curiosità che ho trovato girovagando per la città. Allora, se venite qui dove sono io esattamente, quindi nel molo del Porto Grigio, vi consiglio di girarvi un po' la città come ho fatto io per comunque sbloccare i teleport e arrivarci prima. Arrivate qua, vi troverete questa barchetta qui, quello che ci serve e ci interessa è dentro la barca, quindi io vi consiglio, per evitare problemi e che nessuno vi rompa le scatole, uccidete le due sentinelle e adesso vi faccio vedere la figata che c'è dentro, che penso che pochi abbiano girato qui trovandosela ed è un premio abbastanza succoso. Andiamo dietro la barca e queste scatoline qua non sono esattamente quello che sembrano, anche se fallite quello di indagare, a lootarle vedete ci sono 2, 4, 6 esemplari di Mind Flayer. Che secondo me 6 insieme non se ne trovano mai in tutto il gioco, sono abbastanza rari, quindi ragazzi 6 punti per migliorarvi secondo me merita effettivamente il vostro tempo. Adesso vi faccio vedere anche un'altra figata che pochi avranno, ma noi siamo belli e la otterremo. Una volta fatto quello, che comunque è la prima figata, perché 6 punti come potete vedere fanno sempre gola, entriamo nella fonderia. E se sapete, qua dentro è dove si innesca il video che vi farò vedere per avere l'arco leggendario. Ma non è solo quello che puoi ottenere qui dentro. Se noi seguiamo la strada, ovviamente ci saranno un altro paio di sentinelle che noi uccideremo. Adesso vado da solo che faccio prima. Se noi saltiamo qui, quindi procediamo a entrare alla fonderia, non vi preoccupate che partirà un pezzo di video, voi ignorerete. Entrando qua, la prima cosa che volete ragazzi è questo braccio qua, quindi braccio di sentinella d'acciaio, ve lo mettete in tasca, continuate la strada. Se vedete loro sono là ma non ce l'hanno con voi, state tranquilli. Seguendo di qua, qua vedrete modulo di puntamento, ve lo pigliate. Adesso entrate da questa porta, io l'ho già sbloccata, comunque è un grado di difficoltà 15, quindi non dovreste avere grossi problemi nel sbloccarla, mal che vada usate Gale per scassinare. Ufficio di sicurezza, lo aprite. Lui è quello che vi farà partire la quest, lo ignorate, in questo momento non vi interessa. Entrate qui, c'è progetto balestra delle sentinelle. All'aprirla, ricordatevi, non è solo aprirla, ma è mettervela in borsa, perché sennò non riuscite a farlo. Da questo andiamo dall'altra parte, che vi faccio vedere anche cosa c'è da fare direttamente in questo tavolo. Lo aprite. Le cose che abbiamo appena ottenuto le mettiamo tutte in ordine, quindi progetto, modulo di puntamento, braccio di sentinella, combina. Eccolo qua ragazzi, una balestra molto forte, molto figa, pochi hanno, secondo me merita, quindi è giusto che voi che siete qui con me impariate a farla, potrebbe aiutarvi in tante situazioni, comunque una bella armetta. Detto ciò ragazzi, questo video lo lasciamo qua, spero vi sia piaciuto come titolo informativo e ci vediamo nel prossimo capitolo, dove andremo qui dentro nella fonderia a prenderci l'arco leggendario. Quindi vi dedico un pura vita, un bacione e ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao ciao!